Eccoci dunque nella nostra seconda parte e siamo appunto eravamo a parlare di comune unico, insomma, di questa possibilità che mi sembra, insomma, possa essere una strada percorribile sia per Forza Italia che per l'attuale sindaco di Borgo San Lorenzo, insomma. Io credo che se ci fosse la volontà anche degli altri sindaci, credo che in un tempo non biblico questa possa essere una soluzione che viene dai territori prima che magari qualche decreto legge ce lo imponga, perché insomma, ricordo che qualche proposta anche dell'ANCI nazionale prevedeva, poi fortunatamente dico io, messa da parte, prevedeva che i comuni sotto i 15.000 abitanti si dovessero obbligatoriamente fondere, Accorpare. però io dico anche, stante gli incentivi e soprattutto la capacità anche di poter applicare degli strumenti, penso a un piano strutturale per tutto il Mugello, penso a un ufficio ambiente per tutto il Mugello. Se questo noi riusciamo a farlo come unione dei comuni, ben venga, e noi in questo momento stiamo lavorando per questo, però in prospettiva io credo sia un'occasione da non farsi sfuggire, perlomeno provare a pensare a un comune unico. Provare a pensare a un comune unico. Sì, L'unione sì. dei comuni diventerà evidentemente un doppione del possibile comune unico, ma i risparmi possibili sono talmente evidenti, Insomma, potrebbe essere una strada. vanno Io perseguiti. sono entrata un po' nel politico, però, cioè, già che ci sono, insomma, una domandina un po' spinosa. Lei ha avuto a che fare con le elezioni per il segretario del Partito Democratico di Borgo, che ancora non sono giunte al termine, siamo ancora in attesa. Erano due i candidati, insomma, se insomma, la scelta dell'uno piuttosto che l'altro candidato forse avrebbe potuto in qualche modo influire sulla sua amministrazione? Ma io non credo, nel senso che con il Partito Democratico noi abbiamo fatto un patto di governo, ci siamo presentati alle elezioni amministrative Quindi non credo, ma se con uno due liste dei... collegate. Io spero, ecco, spero vivamente che la vicenda congressuale del Partito Democratico abbia un esito positivo, perché c'è bisogno di un Partito Quindi che arrivi Democratico. il segretario a Un Partito prescindere. Democratico presente, forte, una persona di Non lo vede riferimento. attualmente, presente e Non, non, forte. non le seguo. No, dico che nella prospettiva c'è bisogno di un Partito Democratico che abbia un segretario rappresentativo del partito di Borgo San Lorenzo, quindi il comune più importante, il comune più grande del Mugello. È come dire, una necessità politica che anch'io come sindaco avverto, perché chiaramente Quella la sento. sono espressione di una coalizione, quindi avere dei riferimenti sul territorio, al di là Sarebbe del lavoro nella giunta e del lavoro importante, nel però consiglio comunale, sarebbe mettiamola così, importante. avesse vinto uno piuttosto che un altro candidato, un'altra candidata in questo caso, le avesse chiesto, tra virgolette, le dimissioni di un assessore, sarebbe stato disposto a trattare? Ma assolutamente no, perché la nomina, così come la revoca degli assessori, è una prerogativa del sindaco. Quindi non credo che questa richiesta potesse arrivare mai, insomma, al di là, insomma, Fosse del gioco arrivata, giornalistico. l'avrebbe L'avrei rispedita al respinta, rispedita mittente. al mittente immediatamente. Insomma, giornate difficili in tutto il territorio dell'Unione Europea, giornate scosse dall'attentato alla sede di Charlie Hebdo, scosse dalle morti per la satira, scosse da una Francia che ancora oggi fa i conti con il terrorismo. Si parla di sparatorie alle porte di Parigi, si parla di asserragliamenti e dei terroristi ed anche di ostaggi, insomma una situazione che è costantemente monitorata anche dai nostri organi di informazione. Intanto in Toscana, in provincia di Firenze, si continuano a susseguire le manifestazioni. Questa sera la Fiaccolata a Firenze, a cui aderiscono moltissimi comuni della provincia, a cui sono attese tantissime persone. Stamattina intanto sui comuni sono apparsi gli striscioni "Io sono Charlie in questo caso, tantissimi comuni che hanno listato a lutto le bandiere dell'Unione Europea, bandiere a mezz'asta, il comune di Sesto Fiorentino ha esposto la bandiera francese a mezz'asta e nelle scuole del territorio a Borgo San Lorenzo come a Pontassieve si sono susseguite e si sono tenuti flash mob. Vediamo il servizio. Anche noi siamo Charlie Hebdo.
Questa la voce dei 1000 studenti dell'Istituto Balducci di Pontassieve, che oggi, alle 11, durante l'ora di ricreazione, hanno fatto sentire la propria voce, simbolicamente in silenzio, alzando al cielo matite, quaderni, penne, a sostegno delle vittime dell'attentato alla redazione francese del settimanale satirico Charlie Hebdo. Un'iniziativa partita spontaneamente dai rappresentanti dei licei fiorentini, che hanno trasmesso tramite messaggi sul cellulare l'iniziativa, la quale si è diffusa a macchia d'olio. La nutrita partecipazione fa sentire come i fatti di questi giorni abbiano colpito la sensibilità anche dei più giovani del territorio della Val di Sieve. Questo è quello che è accaduto, manifestazioni analoghe anche nelle scuole di Borgo San Lorenzo. Lo striscione è apparso ieri sulla terrazza della sede municipale. Abbiamo appeso appunto lo striscione perché credo sia doveroso da parte dell'amministrazione comunale comunque lanciare un segnale rispetto a una vicenda che personalmente credo abbia sconvolto tutti. Tra l'altro appunto tu ci hai aggiornato anche delle vicende odierne, questo ci preoccupa non solo per il gesto ma anche per la catena di reazioni spesso anche sbagliate che questo gesto potrebbe portare anche nel territorio dell'Unione Europea, ma quello sta succedendo anche fuori da confini europei, credo sia abbastanza grave e credo sia doveroso da parte per primi sindaci, da primi cittadini, lanciare un segnale non solo di solidarietà verso l'episodio che è avvenuto, ma anche un segnale di tolleranza e di integrazione rispetto a reazioni che vanno in un senso diametralmente opposto che questi episodi possono scatenare. Insomma, si segue un po' tutto quello che succede anche sui social. Queste vedo insomma delle reazioni ancora più pericolose, se vogliamo, del gesto in sé. Quindi noi vogliamo, anche con uno striscione o con tutte le altre iniziative, stasera la fiaccolata a Firenze, vogliamo davvero non solo dare un segnale di vicinanza, ma anche dare un segnale di speranza. Concorda? Io intanto voglio ringraziare l'Uomo Boni per quello striscione, perché sono stato contento di vederlo. Sono molto più contento di vedere uno striscione come Je suis Charlie, che credo sia lì per rappresentare la voglia di integrazione e la voglia di essere comunque facenti parte di una comunità, non era secondo me lo stesso spirito con cui sulla stessa terrazza veniva mostrata anni fa la bandiera della pace. Perché allora secondo me era una bandiera che era lì per demarcare una diversità e dimostrare una diversa visione delle cose rispetto al corrente governo. Purtroppo sulla questione, cerco di essere breve, si sta avverando la profezia di Oriana Fallaci, in cui il ventre molle dell'Europa che non ha una propria, che non ha rimarcato una propria identità, riesce a non integrare queste persone, ma semplicemente a rimarcare, lascia che altri inneschino focolai, perché ricordiamo il problema di Parigi è nato sulle parole dei vari maggiorenti del fanatismo islamico che inneggiavano all'attacco a questa redazione. Quindi credo che sia necessario per riuscire a essere quello che l'Europa vuole essere, perché storicamente lo è sempre stato, un continente di integrazione e di solidarietà, non possiamo dimenticare di essere quello che siamo, cioè avere le nostre radici e negare le nostre radici credo sia alla base di questa situazione. Sì, io credo che comunque si debba innanzitutto capire fino in fondo anche le motivazioni del gesto, le responsabilità e quant'altro. Poi io credo anche che non si può rispondere a episodi del genere accentuando quelle che sono le diversità.
Io credo che invece si debba fare una vera politica dell'integrazione, non una politica dell'integrazione teorica. E allora, se davvero questa dà i frutti, probabilmente si prevengono anche fenomeni del genere. Io credo che sia un fenomeno molto più complesso di quello che si sta cercando anche di far passare. Sicuramente, scusa Paolo, io ho paura che la nostra politica dell'integrazione, in tanti casi, Roma ne è testimone, è stata una politica di interessi più che di volontà di integrazione. Ma io credo molto nella politica dell'integrazione quando è fatta soprattutto, come dire, tenendo insieme tutti i vari ambiti e aspetti Si territoriali. Questa è stanno una cosa integrando fondamentale. i giovani ospitati a Borgo San Lorenzo? Ma credo che la forza dei progetti di integrazione che facciamo sul territorio, la principale forza di questi progetti di integrazione, è il fatto che attorno a questi progetti di integrazione c'è una rete di soggetti territoriali Quanti ne ospitate che attualmente? riescono a garantire, ma se si parla del No, progetto. diciamo così, dei profughi che sono stati distribuiti sul territorio. Borgo San No, Lorenzo noi ha abbiamo delle chiaramente strutture. non siamo per adesso destinatari dell'ultima emergenza, poi fortunatamente abbiamo l'esperienza del villaggio La Brocca e del progetto accoglienza che stanno gestendo quelli che sono i posti dello SPRAR e quant'altro, però insomma qualche decina, ora il Non numero ci sono esatto. agriturismi, insomma, sul territorio di Borgo No, San Lorenzo in no, cui sono no, attualmente allo ospitati. Stato. Si era parlato, insomma, qualche tempo fa Perché di un ecco, arrivo e poi. quella è una politica dell'integrazione sbagliata, a mio avviso. Quello invece di Cioè il soggetti far che arrivare di far sul arrivare in maniera territorio. indiscriminata, soprattutto, la mia opinione personale, soprattutto in strutture private che non danno nessuna rete di servizi e soprattutto senza fare dei progetti di vera integrazione. Questa è una politica dell'integrazione assolutamente sbagliata che a mio avviso sfocia poi in reazioni di razzismo e quant'altro, che dobbiamo evitare assolutamente, soprattutto come conseguenza dell'episodio Che è come è avvenuto avvenuto, in Francia. insomma, e che è in corso, insomma, in Francia. Io ho gli ultimi 2 minuti, praticamente. E l'ultimo argomento di cui vorrei parlare è la frana di Polcanto, perché, insomma, le frane importanti sul territorio di Borgo San Lorenzo Sì, sono due. non ci Una è mancano, vero? Panicaglia, l'altra è Polcanto, senza considerare quella ormai quasi dimenticata anche da noi organi di stampa sulla panoramica, cosiddetta panoramica che collega Vicchio a Borgo San Lorenzo e che, insomma, non interessando una viabilità importante o comunque sia direttamente delle abitazioni, è un pochino più, diciamo, ahimè, lasciata ai margini. Si parla di un intervento, si parla del ripristino, però, insomma, i soldi che erano stati preventivati in realtà poi sembra siano molto meno, ma perché cambia l'intervento o No, perché? non è che cambia l'intervento. Allora, intanto la notizia positiva. Che la strada verrà riaperta in Notizia toto, insomma, nei positiva che prossimi fu anche mesi. anticipata da un'interrogazione in Consiglio Comunale che avvenne proprio successivamente agli incontri che io e l'assessore Pera abbiamo fatto presso gli uffici della provincia e che comunque partono alcuni lavori. Il lavoro complessivo, che si aggira insomma intorno a una cifra molto più alta di quella del primo lotto, è diviso appunto in due lotti. Il primo lotto prevede sostanzialmente il ripristino della viabilità e questo già mi sembra una buona notizia. Poi c'è un secondo lotto di consolidamento che attualmente non è, credo, finanziato, che sarà successivo a questo intervento. Quindi non Quindi, c'è nessun mistero, no, però che semplicemente. senso ha ripristinare una viabilità quando non si consolida un Sì, versante ma che, saranno insomma. lavori che dovranno essere fatti e questo sta a noi, non essendo di diretta competenza, premere perché i lavori del secondo lotto siano immediatamente successivi al lavoro del primo lotto, ma non è che dall'intervento sono sparite delle stime di costo, semplicemente si dividono i due lotti, anche perché sappiamo bene, nella fase di transizione provincia-città Città metropolitana, metropolitana. credo sia un ottimo risultato per il territorio, già Aver aver ottenuto già ottenuto questo. un investimento che permetta di Ahimè, ripristinare la non ho più viabilità. tempo. Speriamo che accada. Io gli ricordo al sindaco Moboni che di frane che tengono chiuse delle strade ce n'è un'altra che è tra il Ronte e il Lucco, dove da più di un anno c'è una frana e la strada teoricamente è chiusa e la strada è transitata La strada è transitata, ma è come dire, abusivamente, no, ma abusivamente, però diciamo, è c'è un chiusa. divieto di. Ma quello che tu dici è ovvio, ci sono delle frane con la panoramica alla Lugo Ronta e sono frane su cui noi stiamo cercando dei soldi da
varie linee di finanziamento per intervenire, perché come tu sai meglio di me, le casse comunali non permettono grandi investimenti sulle manutenzioni. No, vuote no, ma insomma, però, al limite. Si sono comprati molti più senza averne proprietà. Torniamo, sono due linee di finanziamento diverse. Sono due linee di finanziamento diverse. Non mi addentro in questo argomento, anche perché ho finito, ahimè, il tempo a nostra disposizione. Ringrazio Paolo Moboni, sindaco di Borgo San Lorenzo. Ringrazio Fabio Boni per Forza Italia Borgo San Lorenzo. Ringrazio voi telespettatori per averci seguito. Noi ci vediamo con Malacoda lunedì prossimo alla stessa ora. Buon fine settimana. Voilà.